L'azienda agricola La Selva d'Abruzzo, incontrata a Sterparo dei Santi di Moscufo, ha ospitato la Corsa dei Babbi Natale, gara ciclistica di solidarietà che si è svolta il 26 dicembre e valeva le quale settima prova del Master Abruzzo di Ciclocross WIF. Tutta la quota di iscrizione è stata devoluta in beneficenza ai bambini della casa famiglia La Rosa di Santa Teresa di Scultore di Pescara. È uscita una giornata all'interno del divertimento, tutti i concorrenti hanno dovuto indossare il cappellino rosso di Babbo Natale fornito dall'organizzazione. La giornata è stata vietata dal dubbotte del giovanissimo Riccardo Diciano. Nel mentre vi lasciamo alle immagini che parlano da sole, noi ci limitiamo a darvi gli ordini di arrivo. Per la categoria 1 ha vinto Marino Di Fabio, davanti a Rigone Alessandro e a Iureccia Lorenzo. Nella categoria 2 ha vinto Di Lorenzo Achille, primo saluto naturalmente, secondo Valloscuro Rocco, terzo Scipioni Domenico. Per la categoria 3 ha vinto Celi Alessandro davanti a Giovanni Giovanni e a Carinieri Giuliano. Nella categoria 4 ha vinto Tudico Carlo davanti a Derubei Michele e a Giardino Antonio. Nella categoria 5 si è affermato D'Alessio Mauro davanti a Tullio Pio e a Fantini Bruno. Nella categoria 6 ha vinto Matriciani Mario davanti a Firenzo Mario. Mentre per la categoria donne ha vinto Piattelli Paola davanti a Di Lullo Lorella. Vediamo in queste immagini gli arrivi estemporanei dei vari concorrenti che si sono divertiti più che gareggiare. Thank you.
Al termine della gara, l'azienda agricola biologica La Selva d'Abruzzo, che ci ha ospitati, ha offerto a tutti i partecipanti una castagnata e nonché olio extravergine d'oliva biologico da loro prodotto. Si è conclusa con premiazione di tutti i partecipanti alla gara e si è dato appuntamento al 6 gennaio 2012 Epifania per il primo Memorial Roberto Di Gregorio, grande ciclo amatore del passato che ci ha lasciati e che è stato il precursore delle ciclocross in Abruzzo. Un applauso e un ringraziamento va rivolto a Giuliano Stavinieri per la perfetta organizzazione della manifestazione, al piccolo Riccardo Diciano che ha lietato la giornata con le sue musiche e naturalmente a tutta la famiglia della WISP che ha contribuito al grande successo della manifestazione.